Ha detto in un'intervista che Manzoni l'hanno rovinato i professori perché la gente ha imparato a odiarlo un po' sui banchi di scuola e lei ha ringraziato suo padre Che me l'ha perché. regalato prima, me l'ha regalato prima che la scuola mi obbligasse a Quindi leggerlo. lei è partito in anticipo con le Sì, quindi promesse l'ho sposate. letto come leggevo Salgari e mi ha divertito. Quindi sono entrato in sintonia e non ho mai passato quella terribile sofferenza dei miei compagni che erano obbligati a leggerlo senza averne voglia. Lei dice che nei Promessi Sposi ci sono parecchi livelli di linguaggio, c'è il linguaggio colto e dotto degli avvocatoni azzeccagarbugli, ma anche degli altri, del conte zio, della parte ricca, c'è il linguaggio della popolazione più umile e più povera, poi c'è il linguaggio dei segni che precede quello delle parole. Sì, dunque, intanto uno non se ne rende conto, ma Manzoni è un sottilissimo critico e analista dei vari linguaggi. Stavo pensando al linguaggio in cui il conte zio sta parlando al padre provinciale per far cacciare via padre Cristoforo. È un capolavoro di alta retorica tra l'aristocratico e il gesuitico, come si dire. E poi invece c'è il linguaggio dei bravi, che è il linguaggio della minaccia, o c'è appunto il linguaggio dell'azzeccagarbugli. Ma io avevo scritto una volta un saggio che in Manzoni c'è una specie di polemica contro il linguaggio verbale, contro le parole che servono per ingannare il popolo, mentre invece c'è il linguaggio dei segni, i visi, i colori, le posture, i gesti, i vestiti, che il popolo capisce istintivamente. C'è in tutto il romanzo questa opposizione, sino al momento in cui il popolo diventa matto, la peste, lui dice, pubblica follia, e non capisce più neanche il linguaggio dei segni. Allora crede che uno che picchia alla porta sia un untore, eccetera, ma è solo il momento della pazzia collettiva, se no gli umili, che non capiscono il latinorum dell'azzeccagarbugli, che si sentono ingannati, invece il linguaggio dei segni, quando il notaio resta Renzo, gli parla in modo molto incoraggiante. Renzo sta per crederci, poi gli mette quello che si chiama i manichini e Renzo capisce subito che lo sta portando in galera. Ecco. Ma anche non soltanto il popolo umile, ma anche il ceto medio, per esempio quello dei preti come Don Abbondio, Fa avverte. parte degli umili, sì. Ecco. Tenta di usare il linguaggio colto quando cerca di ciurlare nel manico per non sposare, ma poi anche lui quando parla con Perpetua parla il linguaggio di tutti i giorni perché lui non sa chi era E anche Don Carneade. Abbondio percepisce prima ancora della parola il linguaggio dei segni, perché quando sul viottolo incontra i due Vede i bravi. bravi, a questi segni, dice, adesso non ho la citazione esatta, li riconobbe essere della specie dei bravi, Prima non ancora che parlassero. prima che parli, non li Allora, riconobbe. fermiamoci un attimo su quel viottolo celebre della letteratura italiana, davanti a una cappelletta, dove Don Abbondio vede due che lo aspettano, dice: "Ahi, qui tira aria grama, sono due bravi." Si guarda intorno, non c'è nessuno e compie un gesto che a scuola ci insegnarono, ci fecero leggere bellissimo. Per non farsi vedere, spiare se c'è qualcuno in giro, mette due Fa finta di dita allargarsi il e colletto. così guarda intorno, ma non c'è nessuno. Però lei dice, professor Eco, Manzoni dice, Don Abbondio mette due dita nel colletto e il lettore dice, adesso ci sarà qualcuno, che farà? E in quel momento dice, calma, vi racconto chi sono i bravi. E butta tutta una Che è lunga una delle informazione. ragioni dell'odio degli studenti per Manzoni, quelle troppe pagine sulle gride. Invece, non capiscono che Manzoni sapeva benissimo che noi le avremmo saltate. Così come ogni narratore sa di inserire delle pagine che a una prima lettura saranno saltate, poi a una seconda lettura saranno apprezzate. Ma pur nel saltare si sa che ci sono, il che vuol dire che è come se andando in macchina si fosse obbligati a frenare, c'è un dosso. Una collinetta si deve frenare e rallentare perché si deve creare quello che si chiama una suspense, quella che gli indotti in televisione dicono suspense, no, si dice suspense come si dice anche in inglese. E quindi queste pagine da non leggere servono come dosso, da rallentamento per creare lo spasimo dell'attesa, perché anche per saltare bisogna fare un movimento. E questo fa parte della letteratura.
anche il movimento per sfogliare. Il lettore sa che salta un periodo e sa che forse lì ci sono delle informazioni. Sì, e sa che passa un certo spazio, quindi il lettore ha l'impressione di fare qualcosa che non deve, ma che tuttavia può fare, ma sa che c'è uno spazio vuoto che non ha guardato. Come un ponte che ci ha fatto saltare, vabbè, visto che siamo da queste parti, l'Orrido di Bellano. Tornando al gesto di Don Abbondio che mette due dita nel colletto per giustificare il gesto disperato di guardare se qualcuno che c'è intorno e poi dice che faccio adesso, lei ha detto, non so più dove, che questa era la condizione dell'uomo delle terre italiane di secoli addietro, ma di fatto, su per giù, siamo ancora qui, ci si mette le dita nel colletto e si vede di dire che facciamo. No, oggi ci mettiamo le dita nei capelli. Ma e c'è questo che fare? Sì, c'è un che fare quasi leninista. No, quello leninista era di progetto, quello di Don Abbondio è proprio non so che cosa fare. Vabbè, perché poi Don Abbondio è l'italiano che soffre di una dominazione straniera. Lì è l'altro grande, grande genio di Manzoni, perché sta vivendo in un Ottocento risorgimentale, e lui è certamente di spiriti risorgimentali, in cui tutti gli altri scrittori scrivono libri di spiriti risorgimentali, naturalmente sul Medioevo, ma di spiriti risorgimentali, scrittori impossibili da leggere oggi, Francesco Domenico Guerrazzi, Nicolini, Cantù, sono cose che proprio neanche per fare una tesi di laurea uno riesce a leggerli. E lui ha questa idea grandiosa di parlare di qualcosa di molto importante per l'Italia dei suoi tempi, una dominazione straniera, ma facendo un salto di tre secoli indietro, due e mezzo. Ecco. E bella lezione per chi dice che gli scrittori devono sempre occuparsi della contemporaneità. No, si può parlare e riflettere sul proprio tempo anche raccontando una storia che si svolge all'età della pietra. Lei, professore, l'ha fatto inventando una storia nel profondo Medioevo all'ombra di un'abbazia. Sì. Che poi lei abbia parlato di quel paese e di quel tempo, o anche del nostro, rimane... Quelli sono fatti del lettore. Del lettore.